Il fanfullo di Vito Cena ha partito fortissimo in questa stagione, ospita a domicilio lo United Riccione. Con l'immagine a quella del club di casa passiamo al racconto del match. Ospiti in avanti e pericolosi con questo traversone smanacciato a terra da Cizza. I riccionesi insidiano l'area avversaria, qui D'Antoni dentro l'area di rigore non riesce a trovare il pertugio giusto. Ci prova anche Zappa dalla distanza senza trovare fortuna. Il fanfullo replica al monologo riccionese con questa punizione battuta da Confalonieri, dalla quale nasce una mischia in area di rigore che provoca qualche affanno alla difesa ospite, ma in fanfulla rimanda i gol al minuto 35. È una carambola fortunosa quella che manda in gol il giocatore De Angelis. 35esimo minuto, fanfulla 1, Riccione 0. Ma gli ospiti hanno la padronanza territoriale, qui Rinaldi sfiora la marcatura per poi trovare il pareggio che vale oro visto che viene raggiunto proprio in chiusura di prima frazione al minuto 45. Nella ripresa lo United ha le occasioni migliori, qui D'Antoni ci abbatte il tiro, ci prova dalla distanza a Bonchelet, Cizza si rifugia in corner. Riccionesi ancora avanti con questa discesa di Contessa che si spegne sulla testa di D'Antoni che sfiora la nuova marcatura per il sorpasso riccionese. La partita risulta stregata quando Zappa si divora l'incredibile gol dell'1-2. Il fanfulla si vede nei minuti finali del match chiamando pezzolata l'ordinaria amministrazione. 1-1, un punto che va stretto a Riccione. Continua invece la striscia positiva del fanfulla a sottolineare l'ottimo inizio di campionato.